tanti creatori di video, in particolare video per YouTube, ma anche video ads, hanno un'esigenza, cioè quella di dire: io ho creato il video, però mi piacerebbe creare anche le trascrizioni, sbobinarlo e metterlo all'interno di un post su Facebook, mettere lo sbobinamento all'interno della descrizione di YouTube, o soprattutto voglio creare un post sul mio blog che riprenda assolutamente tutti i contenuti di YouTube, quindi la gente può guardare il video oppure può leggersi il post, e il post posso annotarlo, mi aiuta per la SEO. Quindi la risposta è: quali strumenti ci sono a disposizione per fare questo tipo di lavoro? Ovviamente lo strumento semplice sarebbe quello di prendere una persona, fargli guardare il video e lui se lo sbobina a mano, ma ha dei tempi e dei costi che cominciano a diventare importanti, soprattutto nel mercato italiano. Io invece ti voglio proporre un altro tipo di software. Più che un software possiamo considerarlo un plugin, quindi è un plugin che devi agganciare al tuo sito WordPress. Se non hai WordPress o un sito qualunque di WordPress, devi creartelo. Ma andiamo a vedere oggi in particolare come funziona, se funziona poi così bene o così male questo tipo di plugin. Il plugin si chiama Contenu, fa tante cose, ma quella su cui ci andiamo a focalizzare oggi è proprio la parte iniziale, quella di sbobinamento, di trascrizione dei tuoi video. Punto 1. Il video deve essere già uploadato su YouTube, quindi io andrò a prendere un mio video che è già su YouTube, per esempio questo qua di Screencast Facile, vado a copiare l'indirizzo da YouTube e vado a incollarlo all'interno della barra di Contenu. A questo punto gli facciamo Submit e vediamo cosa succede di interessante. In pochi secondi il programma ci recupera tutte le informazioni del nostro video, ci dice in quali categorie rientra il video e soprattutto ci dice anche eventualmente quali sono i vari tag collegati al post su YouTube. Quindi questo ci potrebbe essere utile anche per fare un po' di, come chiamiamolo, reverse engineering del video della concorrenza. Ma andiamo oltre, focalizziamoci sul punto cruciale. Dove dice language, selezioniamo la nostra lingua madre, cioè l'italiano, basterà scrivere IT e va a beccare in automatico l'italiano. A questo punto incrociamo le dita, aspettiamo alcuni secondi e vediamo la magia. Come vedi, lui ha fatto veramente in pochissimi secondi tutta la trascrizione del video. Stiamo parlando di un video di indicativamente una decina di minuti. Proviamo a leggerla questa trascrizione. In questa prima lezione introduttiva ti voglio spiegare che cos'è uno screencast. Ora, se già lo sai, va bene, ci sono però alcuni importanti dettagli che è veramente il vitale che tu conosca affinché sia in grado di fare uno screencast di ottima qualità. Innanzitutto, che cos'è uno screencast? E screencast possiamo intendere la registrazione di ciò che avviene sullo schermo del tuo PC, del tuo Mac, eccetera, eccetera. Quindi, come va? A mio avviso va molto, molto bene. Ci sono alcuni piccoli problemi quando magari la mia dizione non è particolarmente fluente. Ho notato in passato, anche facendolo con altri video, che il problema più grosso è quando utilizzi delle terminologie molto tecniche o dei nomi di prodotti, di servizi, roba che c'è su internet, dove lui fa dei pasticci inenarrabili. E soprattutto in particolare vedrai che devi farci comunque l'editing. Non esistono virgole, non esistono punti, le maiuscole non esistono. Però questo tutto sommato è molto molto più rapido che partire da zero per fare l'editing del tuo video. Quindi a mio avviso Contenu è un'ottima, ottimissima applicazione, un ottimo plugin che funge come punto di partenza e a mio avviso ti può ridurre del 60-80% il tempo necessario alla trascrizione di ogni tuo video, non soltanto ogni tuo video, anche i video della concorrenza. Quindi a mio avviso, per quel poco che costa, al momento credo che si parli di $30-40 per una licenza illimitata, poi vi farà un sacco di upsell quando cercate di comprarlo, ma in realtà quello che ho preso io è la versione base e a me basta e avanza. Quindi per me pollice su.